Quindi mister, insomma, il paese di Bedonia, i villeggianti di ritorno, i turisti, vivono quella che è l'esperienza, no, dei ragazzi iscritti ai camp. Assolutamente. Per noi è fondamentale avere un supporto e una sinergia totale da parte dell'amministrazione, evidentemente, che mette a disposizione tutte le strutture. Siamo ospiti all'interno del seminario, che è una struttura secondo me molto adatta proprio per le esigenze anche dei nostri ragazzini, e poi una società sportiva che è la Bedonese Calcio, che in qualsiasi momento si prodiga affinché tutto ciò abbia i connotati, insomma, del benessere, no? Le cose ideali per poter fare attività in un ambiente sano, in un contesto anche dal punto di vista naturalistico che, come vedi, è speciale, però evidentemente con le strutture che anno dopo anno sono sempre migliorate. E il paese risponde anche con interesse, anche dalla prossima settimana in particolare. Tenete presente che avremo 28 ragazzini, praticamente quasi tutti provenienti dal comune di Bedonia e comunque i comuni di Bedonia, il Barreto, Borgo Taro, in questo turno qualcuno, quindi c'è anche quell'altro Valtaro, complessivamente ha risposto e c'è un interesse crescente. In qualche modo risponde. Sì, assolutamente. Qui cosa sta succedendo? Faccio la cronaca diretta di questa fase. La cronaca diretta di questa fase, abbiamo il nostro coach Alizzelli, che è stato praticamente nominato rappresentante Academy, e ha avuto il compito durante la settimana di fare interventi mirati su ogni singolo gruppo. Cioè, noi pensiamo, allora, noi abbiamo uno staff che lavora normalmente, uno staff consolidato, ovviamente con delle proposte molto in linea con quello che è il modello Parma. E il valore aggiunto, per come è stato fino ad oggi l'impostazione di Parma Academy, era quello di portare un tecnico comunque del settore Academy che potesse, ruotando sui vari gruppi, dare qualcosa in più e quegli spunti ideali sia per i ragazzi che per i tecnici. Quindi un momento interessante come sviluppo di esercitazione, quello che è stato vedendo. E allora te ti devi dare un cazzotto. Ma al tempo medesimo un'ottima opportunità di interscambio proprio con i tecnici, perché alla fine, se vogliamo migliorare sempre più, ognuno deve cercare di collaborare e di portarsi a casa l'esperienza dell'altro. Mettiamo a disposizione di tutto lo staff questo tipo di metodologia, ovviamente con i nostri ragazzi, che poi alla fine sono quelli che beneficiano, no, di questo sistema Parma. Al di là poi del tipo di esercitazione, qui ci tengo anche a sottolinearlo, loro hanno già fatto allenamento praticamente tutti i giorni della settimana, doppia seduta quotidiana, un po' il caldo, un po' tutto. Noi abbiamo la necessità, per esempio nel pomeriggio di oggi, di fare una seduta anche un pochettino meno intensa, proprio perché stasera abbiamo 100 di a 9 giocatori in uno spazio grande, e quindi non possiamo nemmeno stancarli eccessivamente, perché l'obiettivo non è quello di fare un ritiro, bensì di mantenere, diciamo, anche l'energia a un buon livello, a un livello tale da poter incamerare quotidianamente qualcosina sempre in più, immagazzinarlo e farlo proprio. Questo secondo me è fondamentale. E andassimo solo esclusivamente su proposte calcistiche, mattina e sera, dopo 3 giorni il rischio sarebbe quello di perdere giocatori per qualche tipo di allenamento, per vesciche, dolori alle gambe, dolori muscolari. Quindi questa proposta, questa opportunità di
alternare e comunque di tener conto delle fasi sensibili anche sia della crescita che della prestazione, secondo me è assolutamente importante, proprio perché sino all'ultimo momento riescano ad avere il massimo da questo tipo di esperienza.